Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che abolisce i voucher, i buoni lavorio consumati a milioni in Italia, 134 nel 2016, buoni su cui pendeva il referendum convocato grazie alle firme raccolte dalla CGIL. È una buona notizia, ovviamente basta vedere le proteste che arrivano dalle parti di Confindustria. Torniamo indietro di 20 anni, ha titolato questa mattina Il Sole, quando ormai la notizia del decreto era data per certa. Il governo e la maggioranza hanno dunque fatto marcia indietro, soprattutto se pensate che solo a maggio dell'anno scorso Renzi diceva non aboliremo mai i voucher, sostenendo che sarebbe bastato intervenire sulla tracciabilità. Col referendum però qualcosa è cambiato, perché evidentemente c'è una convenienza politica a giustificare la giravolta, così la definiscono anche gli ex PD del Movimento Democratico e Progressista. La convenienza è perché il voto referendario sarebbe stato, è determinato dal fatto che il voto sarebbe stato molto a ridosso delle amministrative e che questa volta sul fronte del sì non ci sarebbe stata l'accozzaglia del referendum costituzionale, ma un fronte abbastanza ristretto composto dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle. Dalla sinistra soprattutto, rappresentando così il fatto che il PD non è l'unico contenitore di alcune vertenze, soprattutto di quelle del mondo del lavoro. Con il voucher il governo è intervenuto anche sulla normativa degli appalti, segnando una vittoria completa della CGIL, reintroducendo la corresponsabilità tra appaltatore, subappaltatore e committente. Noi segnaliamo un problema, mentre Susanna Comusso dice frena ancora e dice dirò la mia quando vedrò il testo e quando il testo sarà approvato. Noi intanto segnaliamo che Gentiloni ha già detto di voler normare, trovare un altro modo per normare i lavori accessori, che quindi rischiamo di rivedere rientrare i voucher dalla finestra. E poi segnaliamo una cosa, che questa vittoria del sindacato arriva dopo anni di disco rotto sui sindacati residui del Novecento, sui sindacati che non servono a niente, sui sindacati che non incidono. Evidentemente non è così.